Dottore Denisi, slalom del Pollino, prima volta su questo percorso, prima volta su una macchina un po' particolare, diversa dalla 205, uno sfizio, una voglia,
un desiderio di avere una macchina diversa, e soprattutto conclude uno splendido slalom su un terzo posto assoluto, quale è lo slalom del Pollino, giusto? Infatti, praticamente dopo più di 30 anni, oggi su questa macchina qui, che è la prima volta che ci salgo, si può dire, è come se fosse la prima volta. Sensazioni nuove, sensazioni diverse, sensazioni bellissime. E appunto mi sembra che oggi inizio a correre. Quindi è bellissimo, bellissimo, ma la soddisfazione più grande è che ha vinto Ciccio Cammareri. Bravo, bene, bene, sì. Bene. Fatto l'assoluto dello slalom, se lo meritava, se l'è cercato. Però dottore, voi vi sembrate che siete ritornato bambino, dite la verità. Ma infatti, dico, è come se fosse la prima volta, è come quel sogno che si è realizzato, uno dei tanti sogni, devo dire che sì. Questo qui era un sogno che avevo nel cassetto, certo, a 65 anni qualcuno mi prende in giro, la famiglia mi dice di andare a rigettarmi, come si dice da noi, ma comunque io penso di essermela cavata oggi, dai. Assolutamente sì, e come disse qualcuno, non è mai troppo tardi. Infatti, infatti. Dottore, complimenti anche da parte nostra, e un in bocca al lupo per il proseguo dell'avventura con questa splendida macchina che facciamo vedere. Grazie e alla prossima. Grazie, grazie. Grazie. Gruppo E2 Sport Car. All'esordio assoluto su questa macchina vince il gruppo all'assoluto, il dottore Denisi. Sul podio. È già sceso il dottore, poteva rimanere, rimanga qua. Sa perché? Perché stiamo chiamando la classifica delle scuderie. Si avvicini. Hanno partecipato la scuderia Spromonte, la scuderia Vesuvio, la New Generation Racing, il Cosenza Corse, ma vince la classifica delle scuderie, i piloti per passione capitanati dal dottore Denisi. Allora, non è qui. No. Allora, il dottore Denisi, da qui a poco, toglierà la tuta e il casco e diventa organizzatore del prossimo slalom in Calabria, ma il terzo in Italia del campionato italiano slalom, è organizzato dalla Piloti per Passione. L'appuntamento è a Gambarie il 26, forse il 26 maggio, e penso che è doveroso due parole per colui il quale ha portato la seconda tappa di campionato italiano in Calabria. Quindi oltre Curinga ci sarà lo slalom di Gambarie, che è prossimo. Buon pomeriggio, tu lo sai bene perché sarai il direttore di gara, come lo sei stato e lo sarai sempre nelle mie gare. E niente, sì, con grande orgoglio siamo giunti a questo traguardo, la prima volta nella provincia di Reggio Calabria che arriva un campionato italiano slalom, tra 15 giorni quindi è la terza tappa del campionato, per cui vi aspettiamo tutti, se potete, se volete, se ci onorate, a Gambarie. Grazie. Tra 15 giorni campionato italiano slalom di Gambarie, grazie. Grazie. Allora, podio basso, a 65 anni, con l'esordio sulla Formula Azzurra, terzo classificato Giuseppe Denisi, presidente della scuderia Piloti per Passione, nonché organizzatore del campionato italiano slalom, premia a Ida Vatri. Su Citroën Saxo,
secondo classificato Pierluigi Brecchi. Aspetta, dimmi. Premia il vice sindaco di Morano, Pasquale Maranei. Vieni Pierluigi, secondo assoluto. Francesco, vieni qua, avvicinati. Perché chiamo Francesco? Perché hai in mano il trofeo Dino Falco, che va a una persona alla terza gara che corre con un kart cross motorizzato Suzuki. Forse non ci credeva neanche lui, sta sorridendo, però vince l'assoluto del primo slalom di Morano, Francesco Cammareri. Ecco, questo è, rimani qua, è l'assoluto del primo slalom di Morano. Io mi fermo un attimo, chiedo a Pierluigi di farmi un po' di spazio, mi avvicino a Francesco Cammareri, perché lo so che tu vuoi dedicare, vuoi dire due parole su questa tua vittoria assoluta. La voglio dedicare, come ti ho detto nell'intervista prima, alle due metà del mio cuore. La prima alla mia famiglia, mia moglie e il mio bambino. E la seconda a Pasquale Cammareri. Un applauso. Grazie Francesco. Signori, questo è il podio assoluto del primo slalom di Morano. Fermatevi qua.